Salve a tutti ragazzi e benvenuti su InSport. Oggi, come anche il video della scorsa volta, questo video potrebbe avere dei piccoli problemi di audio legati alle ristrutturazioni che stanno facendo. Non so se si sente, comunque io le sento forte e chiaro. Stanno facendo le ristrutturazioni sopra nella casa di sopra e quindi stanno iniziando a tagliare, trapanare e martellare. Io spero che questo video, come anche l'altro, si sentano bene, perché se no abbiamo fatto un buco nell'acqua. In caso li rifaccio. Sono senza pietà questi muratori. Detto questo ragazzi, oggi siamo di nuovo collegati con una rubrica che è iniziata e non so quando e se finirà, che si chiama Il mio pensiero. Non che io sia un influencer, youtuber, super famoso, allora dico vabbè, dico la mia perché così mi seguono. Assolutamente no, soltanto che questa rubrica nasce da che cosa? Fuori dal web mi vengono chieste ogni tanto anche sulle nostre pagine, in direct su Instagram, perché noi abbiamo anche le pagine Instagram e Facebook, che vi invito a seguire e a lasciare un like ragazzi, perché siamo in.sport.fit, e mi viene chiesto cosa ne pensi di. Allora ho detto vabbè, sai cos'è, raggruppo un po' di pensieri e faccio uscire dei video su YouTube, no? In maniera che possa dare anche contenuti su questo tipo di social piattaforma. Oggi parleremo di questi, ripeto ragazzi, sono i miei pensieri, possono piacere, come no. Io spero che non mi linciate sotto nei commenti, perché purtroppo i miei pensieri non sono uguali e conformi a tutti voi, perché se no sarebbe neanche il gusto di confrontarsi. Io oggi parlerò dei vegani, vegetariani e vegani. Qua la comunità ginnica, possiamo dire, comunque anche la società, si divide tantissimo: vegani, vegetariani, fruttariani, crudiani, non lo so, manco me li ricordo tutti quanti. E fa bene, fa male, può essere compatibile con la palestra? Allora ragazzi, partendo dal presupposto che in una dieta bilanciata bisogna avere una parte di carboidrati, una parte di grassi e una parte di proteine, con annessi e connessi che sono vitamine, fibre, sali minerali e poi l'elemento principale che è l'acqua. Ok? Perché c'è bisogno di tutti questi tipi di... perché c'è bisogno di questa chimica così complessa, tra virgolette? Perché ogni cosa all'interno del nostro organismo va a... costituire, comunque a formare o a portare avanti anche dei piccoli processi, ok? Per esempio i carboidrati, i grassi sono praticamente deputati all'energia, all'immagazzinamento dell'energia, ok? Le proteine sono praticamente per le strutture e così via, ok? Le vitamine catalizzano, comunque possono aiutare questo e quest'altro, insomma tante cose. Il vegano e il vegetariano, quindi, è un'alimentazione che può essere fatta, al di là degli studi che sono stati condotti sulla carne che fa male e quant'altro, ma non è tanto la carne che fa male, ma è l'abuso di carne. Come ho detto già negli altri video, non è la singola cosa che fa male, ok? Allora io bevo il bicchiere di vino e mi fa male, non è il singolo bicchiere di vino, la birra che tu ti bevi il sabato sera, ok? È i 2 litri di vino che tu ti bevi tutta la settimana, ok? Non sono... non è il piatto di pasta o di riso di 80 grammi che ti fa alzare la glicemia, comunque ti fa rischiare il diabete e quant'altro. Sono tutte i dolci, sono tutte quelle cose che tu ti mangi extra che ti possono portare a quel tipo di problema, capito? Vabbè, poi il diabete, sì, lo sappiamo, è molto più complesso di questo. Quindi, i vegani fanno bene o fanno male? Allora, per quanto mi riguarda, i vegani possono fare quello che vogliono. Io non c'ho nulla in contrario. Alcuni ho visto anche su Facebook delle campagne, delle pagine che li linciavano, che li tormentavano, che li insultavano. Come stessa cosa i vegani ai carnivori: mangia cadaveri, siete degli animali, dei mostri, quant'altro, insomma, eccetera, eccetera. Allora, per quanto mi riguarda, ognuno può mangiare quello che vuole. Tanto a me non me ne frega niente. Io sono amante della carne e sono amante anche della carne al sangue.
scusate, ho digerito. Sono amante anche della carne al sangue. A me piace vedere il rosso della carne. Però mi sono trovato a tavola, io poi ho conosciuto anche persone comunque vegetariane e vegane, o mi sono trovato a tavola con dei vegani, non mi hanno detto niente. Cioè, nel senso, io mangiavo la mia fiorentina di più o meno di queste dimensioni, loro mangiavano dei piatti vegani e basta. Cioè, siamo entrati comunque in comunione, ecco, perché? Perché loro giustamente avevano le loro idee, io ho le mie, e quindi questo qua. Cioè, nel senso, siamo stati bene. Io quello che mi rende un pochettino perplesso è la correlazione con l'attività fisica. Le proteine della carne sono proteine complesse, lo sappiamo, quelle dei cereali hanno bisogno dei carboidrati vicino per essere assimilate. Io ho visto anche un powerlifter che era vegano e sollevava, mi sembra di stacco, 360, una cosa del genere, 340, 360, ora non ricordo bene, e ho visto che comunque fondamentalmente sotto i pesi rendeva tanto. Io sinceramente penso che con un'alimentazione, perché comunque è vero, questo powerlifter comunque faceva anche uso di altro, ok? Però io dico una cosa, no? Io ho visto un sacco di vegetariani e vegani, lasciamo stare questo esempio in particolare, però ho visto un sacco di vegani più che vegetariani che a fianco per esempio all'insalatina, a fianco al piatto, alla parmigiana di melanzane super bio, ok, ho visto che dovevano mettere degli elementi, per esempio degli integratori, ok? Come poteva essere il ferro, come potevano essere integratori di vitamine, come potevano essere altri tipi di integratori, perché? O anche dei piccoli integratori proteici, perché non arrivavano alla quota giornaliera degli elementi che serviva alla loro dieta. Ora, io dico sempre solo una cosa, se tu riesci tramite un calcolo, tramite una nutrizione corretta fatta da un nutrizionista, non dal primo che passa, o dal biologo, dal dietologo, insomma, riesci a completare tutto quello che ti serve all'interno di una settimana, cioè all'interno di una giornata, quindi grassi, proteine, vitamine, eccetera, eccetera, per me tu ti puoi bere anche soltanto acqua, a me non me ne frega niente, sinceramente. Però se io dico, se tu non arrivi a quella quota, no? E devi per forza integrare un qualcosa di esterno, io dico, vale la pena? Semplicemente questo, vale la pena prendersi qualcosa extra perché non arrivi per esempio al fabbisogno di, non lo so, di fibre, forse sì, perché mangiano solo verdure per forza, per esempio di proteine e quant'altro. Uno dovrebbe fare 2 più 2 e rendersi conto del insomma, di quello che sta facendo e di quello che sta perdendo. Poi una cosa, quello, ho sempre detto una cosa fra me e me. Molti vegani, e purtroppo con questo ho avuto modo anche di ribattere e li ho zittiti, molti vegani, quando mi hanno visto, perché ho avuto amici vegani intelligenti come quelli del tavolo di prima, che io mangiavo la carne e loro mangiavano le loro verdure, e stavano tranquilli, però ho avuto anche a che fare con gente ignorante. Perché dicevano, ah, tu mangi la carne, ti fai male. Io gli ho fatto subito un calcolo, molto velocemente, perché eravamo ad una cena, gli ho detto, siamo insieme dalle 8:25 di stasera, sono le 11:30 quasi, 35, ancora non mi ricordo queste parole, ti sei fumato la bellezza di 12 Marlboro Rosse. Secondo te, fa male la carne che mi sono mangiato io o le Marlboro che ti sei fumato tu? Lasciando stare le Marlboro, che possono essere Marlboro, Pall Mall, Camel, quello che vuoi, la sigaretta in generale, no? Tu mi stai dicendo che quello che ho mangiato io fa male quando tu ti sei fumato praticamente l'equivalente di un albero fondamentalmente e mi dici che a me fa male. Cioè, ragazzi, un po' di coerenza, dico semplicemente questo, ok? Questo è quello che mi dà fastidio del vegano, ok? Che conduce magari uno stile di vita, non tutti perché molti sono estremamente puntigliosi e io questi li rispetto tantissimo,
Però ci sono alcuni che dicono: no, io sono vegano, però mi fumo una stecca di sigarette a settimana. No, io sono vegano, però arrivo per esempio la sera e mi sfondo di alcol. Ecco, tu sei vegano, ma sei un coglione. Ok? Se tu fossi vegano e mi avessi detto: guarda, che io sono vegano perché mi dà fastidio come trattano gli animali, perché li ammazzano. Ok, sono vegano perché fa male. Va bene, quindi non fumo, non bevo, faccio attività fisica, cerco di mantenermi pulito e quant'altro, dico: gioia mia, l'avessi io la tua costanza, perché minchia, cioè veramente, fai paura. A me danno fastidio le persone che ti criticano per quello che fai e loro fanno delle cose molto più gravi, o comunque che creano più danni di quello che stanno facendo loro. Come è successo, non mi ricordo se l'ho già detto in un video, è successo una volta che eravamo un sabato sera e ho detto: vado a mia moto, vado a casa, mi faccio un bello shake di proteine, non sono arrivato al fabbisogno proteico, e c'era purtroppo una collega, devo essere sincero, perché questa è una collega, e ha detto: madonna mia, le proteine ti stai prendendo, che fanno male. Oh signore mio, ti sei bevuta, questa fumava pure tante cose, lasciamo stare quello che si era fumata prima, però ti sei bevuta 7 cocktail, gioia mia, e le proteine fanno male. Ma per favore raga, ma ci vuole un minimo di intelligenza però quando dite le cose, va bene? Semplicemente questo, ragazzi. Quindi io contro i vegani non c'ho niente, purché non rompano i coglioni. No, a parte tutto, io contro i vegani non c'ho niente, è un'alimentazione che la reputo incompleta sotto certi punti di vista, però può essere portata avanti tranquillamente, ripeto, se si riesce anche a bilanciare con l'alimentazione, magari prendo dei cibi un pochettino più proteici. Poi ho provato, sinceramente, ho provato pure il seitan, ho provato il tofu. Il tofu mi piace, è buono. Il seitan no, mi fa schifo sinceramente. Ho provato tante cose vegane perché, ecco, ho provato tante cose vegane e sono buone, quelle vegane originali sono buone. Però un'altra cosa che mi dà fastidio sono quando il cibo vegano deve imitare il cibo carnivoro. Ho trovato la bresaola vegana e l'anduia vegana. Ora, io la bresaola vegana non so che cosa c'era dentro, non l'ho letto perché come l'ho vista mi sono gettato dall'altra parte, ma quando ho visto l'anduia vegana, ragazzi, io sono calabrese, sono esattamente di Crotone, l'anduia vegana, l'originale anduia è praticamente poesia, cioè non so se voi l'avete mangiata, però è poesia. La vegana, io l'ho vista su internet, non l'ho vista nei supermercati. A Crotone non c'è, a Crotone non esiste, in Calabria penso che non esista questo tipo di scempio, ma l'anduia vegana, ragazzi, deve essere qualcosa di allucinante. Ecco, se tu mi dici: facciamo la pasta da puttanesco, pasta aglio, aglio e peperoncino, io ti dico: benissimo, quelle sono piatti vegani, a me piace tantissimo, ma non mi puoi imitare i piatti, o comunque non mi puoi imitare il cibo carnivoro con aromi magari anche artificiali, perché ti manca la carne, ti mangi la carne, gioia mia, capito? Non mi devi rovinare la duia, la bresaola o altri tipi di salumi, ok? Semplicemente questo, ragazzi. Ripeto, una cosa importante che voglio dire è: la dieta vegana non fa assolutamente male, o vegetariana. Per un periodo avere un piccolo scarico, che sia di 2-3 settimane, anche un mesetto o qualcosa, avere un piccolo scarico dalla carne, comunque mangiando tante verdure, mangiando magari più pesce azzurro, più legumi, più o meno veramente la dieta mediterranea, no? Quella che abbiamo ereditato dai nostri avi, è sicuramente un beneficio che ne possiamo, un beneficio veramente serio, ne possiamo trarre veramente veramente benefici. Io consiglio nei periodi, per esempio, dopo, per esempio da me Natale dura dal 23 fino al 6 gennaio, non stop praticamente, noi ci sediamo veramente il 23 sera e ci alziamo il 6 sera, il 7 mattina con la colazione di gennaio. Dopo questo periodo dove c'è carne, fritto, proprio dolci, cose, un piccolo periodo di un'alimentazione vegetariana, non proprio vegana, vegetariana,
dove si mangia un po' più di pesce azzurro, ripeto, dove si mangia un po' più di verdure, un po' più di arrostito e bollito, un po' più di al forno con poco olio e quant'altro. Ecco, questo sì, questo va benissimo. Ripeto, farla per tanto tempo, queste sono scelte di vita. Sono scelte di vita, non posso mettere bocca su questo, però io non le approvo. Per me potete fare quello che volete, per me, ragazzi, la carne è carne. Spero di essere stato chiaro, comunque dettagliato un po' di meno, però ripeto, non volevo farlo troppo lungo anche perché non so quanto è durato questo video. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, mamma mia, e che cos'è questa cattiveria? Per favore. Grazie. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un commento, un mi piace e iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina perché, ripeto, ci saranno tante piccole novità che vi invito a non perdere. Seguiteci sulle pagine Instagram e Facebook che sono in.sport.fit, scusate, ho dovuto un attimo ricordare. Ragazzi, ripeto, questi sono pensieri miei, potete fare quello che volete. Buon allenamento da InSport. Ciao!